in visita in Italia, perché affascinato dalle attrattive di natura culturale che solo un paese come il nostro offre, il principe Harry ha appena fatto visita al Colosseo. Fotografato all'interno dell'anfiteatro romano più famoso al mondo, il figlio di Lady Diana è sembrato essere completamente assorbito da tanta meraviglia. Harry è in Italia da qualche giorno per visitare alcune tra le attrattive più affascinanti che il bel paese offre. Ciò che ci ha stupito è che, senza pretendere alcun omaggio, il principino ha insistito per poter pagare di tasca sua la visita al Colosseo, senza darsi aria da star, e lui sì che potrebbe, ha seguito l'esempio di Barack Obama che, in visita in Italia qualche mese fa, scelse di acquistare il biglietto d'ingresso per il Colosseo pagandolo 12 euro, come un turista qualsiasi. Harry ha fatto di più e oltre ad aver acquistato l'ingresso per sé, ha pagato anche per tutti i membri del suo staff. Il principe, recentemente tornato single a causa della rottura C. un Crissi da Bonas, ha visitato l'anfiteatro Flavio dopo essere stato a Cassino per rendere omaggio ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Per quanto gli è possibile, sta cercando di visitare ogni luogo che susciti in lui particolare interesse. La guida turistica degli Obama ad accompagnarlo in questo tour è stata Laura Cilioni, la stessa guida scelta nel 2009 per accompagnare Michelle Obama e le sue figlie in visita al Colosseo. La donna ha definito Harry una persona tranquilla, a cui piace mettere gli altri a proprio agio. Mi ha fatto un sacco di domande, soprattutto sulla gestione dell'anfiteatro, ma sapeva già molte cose sulla storia del Colosseo. Ad esempio, che vi si svolgevano le naumachie. Prima di lasciare il sito, il principe ha promesso di ritornarci presto. Chi se ne frega.